Allora, sono Bruno Venusto, poeta pescatore del quinto stile. La vita è divisa in due fattori scientifici. Primo, che tutto è determinato. Secondo, Heisenberg ha detto che c'è il principio di indeterminazione. Lo stesso Einstein credeva che il mondo era tutto stabilito, invece c'è anche la casualità. Vi racconto due casi di come influisce la casualità nella vita di ognuno di noi. Primo caso, un bambino nuotava in un laghetto e scivolava, cascava, affogava. Un altro amico suo, un coetaneo, lo salvò. Questo bambino salvato lo raccontò al padre e ha detto così così. Ero in un laghetto, sono scivolato, un amico, cioè un ragazzo di campagna, perché questo era di città, mi ha salvato. Allora il padre, che era un conduttore inglese importante, ha detto accompagnami alla casa di questo tuo amichetto, che voglio ringraziare, voglio dire al padre qualcosa. E infatti è andato oltre e al padre ha detto grazie, ha salvato mio figlio, tuo figlio, dimmi quando vuoi cosa posso farti perché io ho possibilità. No, l'amor di Dio non se ne parla nemmeno, eccetera, eccetera. Dice allora fammi aiutare tuo figlio perché vedo che è un ragazzo intelligente, fammi aiutare tuo figlio a mandare a scuola. E infatti il padre accettò, visto che era un ragazzo intelligente, e andò a scuola. Siccome devo farlo corto, questo ragazzo si chiamava Fleming, ha preso il premio Nobel per la medicina. Il ragazzo suo amico che è stato salvato da Fleming, un'altra volta ha preso la malattia e grazie alla medicina di Fleming è stato salvato. Questo ragazzo è stato il più grande statista del mondo, si chiamava Winston Churchill e ha preso il premio Nobel pure lui. Ciao, Bruno Venuto.